Carissimi amici, un'altra puntata serale di Don Chisciotte e Mulini a Vento. Stasera è una sera molto interessante perché io ho due ospiti veramente eccezionali. Uno è il fantasmagorico, l'incredibile, il di più ancora Gianluca Mancuso, che penso che molti di voi lo conosceranno perché fa la trasmissione di successo Due compari più una del lunedì sera. Grazie. L'altro invece è una nuova amica della mia trasmissione, ma è già stata conosciuta anche sul canale di Radio Science Network, è Judy Pasin. Buonasera. Buonasera carissimo, una bella signora bionda, giovane, e va bene, c'hai le stesse età dei famosi gatti della canzone. grazie. Che, ricordiamo l'età. Alfredo, io mi promettevo di stare in silenzio, tanto ciao e grazie ancora e buonasera, che in tema di Sanremo ci sta. Di serata, giusto Alfredo? Esatto, va bene che più... non lo so se sia Sanremo o lo Zecchino d'Oro. Esatto. Però lo Zecchino d'Oro. Sì, Zecchino d'Oro, sì, però in serata canora. Bravo. Ci sta bene, ci sta bene. E Judy, come dicevo, è già stata presente nella trasmissione di Gianluca, e ora stasera chiacchiereremo con lei per conoscere la sua arte, il suo lavoro, le sue problematiche. E quindi possiamo iniziare come se, ecco, è entrato anche il dottor Ugo Di Bari, il mio Sancho Panza. Rosario, se riesce ad agganciarlo, perfetto. Ugo, ci sei? Ancora sta facendo la chiamata, appena arriva lo sentirai. Benissimo, perfetto. E vai. Vuoi introdurci alla tua vita? Domanda difficile e semplice nello stesso momento. Beh, che dire. Ho 44 anni, mi chiamo Judy Pasin e sono affetta da sclerosi multipla dal 2009. Un bel bagaglio di esperienze di vita che penso tutti noi abbiamo, già con un figlio disabile, per la disabilità e quello che è malattie neurologiche, già da tempo ne conosco le patologie o certo. Le cose. Da lì è nata il desiderio di aprire un'associazione, l'associazione è Abracadabra Magia di Vita. Questa associazione è un'associazione per una raccolta fondi per aprire un istituto dove saranno aiutate delle famiglie nel sussidio e nella gestione dei familiari a carico con patologie neurologiche e autoimmuni. Caspita, è un bel progetto, specialmente quando a livello dello Stato si parla tanto di disabilità e in definitiva non si fa niente. E questa penalizzazione la vediamo in ogni settore, sia nella viabilità con le barriere architettoniche, ma anche dal comportamento veramente indegno di tante persone che negano, penso, la, non dico l'esistenza, ma la presenza di disabili all'interno della società. Quindi è un fatto positivo, anche se in definitiva la disabilità è comunque non è a livello sociale, non è debilitante. E anzi è sempre, penso, da chi ne soffre uno stimolo per superare le proprie difficoltà, le proprie barriere anche psicologiche, essere
disposizione degli altri. Sì, io penso che una malattia porta sempre a un aiutare, una voglia di aiutare gli altri. Certo. Quando si ha una malattia, proprio si innesca un meccanismo perché forse vedi la vita sotto un'altra forma e da lì parte proprio questo desiderio di aiutare le persone a capire che appunto una disabilità non è un danno permanente, che può non essere, non puoi praticare i propri sogni, le proprie esigenze, le proprie cose di vita, può essere normale in questo mondo, tra virgolette, normale. Sì, questa è una bella dichiarazione. Ci sei, Ugo? Ecco, Sì, ben intanto arrivato. vi saluto, grazie, scusate se sono un po' in ritardo. No, non Non ho sentito. preoccuparti, abbiamo appena iniziato, Ugo. Ecco, non ho sentito. Prego. E qui abbiamo il caro Gianluca che tu conosci già, Ciao Gianluca. e Ciao Ugo. abbiamo Ben trovato. ben con noi ritrovato. Judy Pasin, che è una promotrice di un'associazione per disabili, specialmente guardo alla sclerosi multipla, di cui lei ne soffre dal 2009. E avevamo appena iniziato, ora Gianluca ci sta facendo vedere il loro calendario, è stata una promozione che ha fatto Judy insieme a un ballerino di Canale 5, ho capito? Modello di Canale 5, Iva Gottini, un famoso modello che anche lui è affetto da sclerosi multipla. Lui ha rinunciato alle cure per poter avere una figlia. È un Da lì grande sì, sacrificio quando ha una bambina meravigliosa di 1 anno. Lui lotta proprio contro tutto quello che è formale per spiegare proprio appunto cos'è la sclerosi, cosa comporta. Il suo progetto è appunto, lui vive a Urbino e da lì ha la sua associazione, lui anche fa parte dell'AISM e insieme a me ha collaborato per appunto fare questo calendario per la mia associazione, perché io sono presidente della mia associazione, per raccogliere questi fondi appunto per aprire questo istituto, col progetto di aprire questo istituto. tutto, La certo. mettiamo tutto, dopo vediamo. Io ce la sto No, mettendo purtroppo con il discorso che facevamo prima dovrete aprirlo con le vostre forze. Questa è una cosa per me, un tasso di inciviltà in Italia che meglio ne parleremo un'altra volta. Quindi, no, perché Rosario dice non vuole entrare in certi discorsi, invece io ci entro e sono piuttosto sgradevole a volte e quindi lo cerco di evitarlo. Ugo, carissimo, vuoi iniziare Sì. la tua conoscenza con Judy, che è una splendida ragazza bionda, molto carina. Confermo. Intanto saluto tutti gli ospiti, compreso la presidente dell'associazione. Risaluto Gianluca, saluto Rosario, il nostro regista, saluto Alfredo. Dunque, per quanto riguarda la polemica, credo che si debba fare una quindicina di trasmissioni a parte, forse anche di più, perché tanto qui questo sistema sanitario può essere definito in tutti i modi, tranne che un sistema. Credo che sia invece in itinere un modo per disinnescare quel poco che c'è. Tornando però alla malattia, io preciso che non sono un neurologo, però ne vedo tante di situazioni di questo tipo. Più che parlare della malattia con i tanti sintomi che credo tutti noi più o meno insomma, conosciamo, anche se non si è del settore, bisognerebbe forse parlare dei prodromi, cioè di quello che è l'inizio di questa forma di malattia, che a volte può essere molto insidiosa. Ma anche a volte non ben diagnosticata, spesse volte misconosciuta. Confesso in quanto medico che non sempre quando vedo disturbi
raccontati da pazienti che hanno disturbi della vista o disturbi tonici, mioclonici, insomma, disturbi muscolari. Non penso sempre alla malattia di Charcot o malattia della sclerosi multipla, un po' perché forse per deformazione professionale, se fossi neurologo, forse tutte diciamo, le patologie mi indurrebbero a pensare a questo, però c'è anche una sorta di, così, di voglia di non pensare che possa esserci una malattia, diciamo, impegnativa dietro ogni manifestazione clinica. Cosa c'è da dire su queste manifestazioni? Se vado oltre, Alfredo, ti prego, fermami. No, Ecco, figuriamoci. io credo che la presidente della nostra associazione, che credo abbia espresso in maniera compiuta tutte le fasi iniziali di questa nostra chiacchierata, credo che sia importante rilevare soprattutto tutto quello che viene messo in evidenza da una compromissione della trasmissione. Ogni parte del nostro corpo è collegata al sistema nervoso, ma anche le componenti più piccole. Quindi, se c'è un impedimento nella trasmissione della conduzione, è come la trasmissione della corrente elettrica. Se abbiamo un impedimento perché c'è magari un'ostruzione, un'interruzione, un accavallamento diciamo, di fili conduttori o addirittura manca l'elemento conduttore, e in questo caso parliamo della malattia in oggetto, e questo disturbo viene reso più evidente a seconda Indubbiamente. degli organi che colpisce. Quindi, Purtroppo non diciamo. esistono elettricisti che riescono a riparare il corpo finora. Perché Sì, dico sempre finora, con i passi da gigante che si fa nella neurochirurgia e in tanti altri livelli, penso che un giorno ci si arriverà. certo. Infatti noi abbiamo, non so se la Presidente è d'accordo, anche tu Alfredo, noi abbiamo imparato una medicina che purtroppo parte spesse volte dalla fine e non dall'inizio. Siamo arrivati dopo tantissimi anni a capire che esiste un codice genetico, ed è il codice genetico che detta legge. Abbiamo parlato di percorsi ambientali, si dice fenotipo, no? Il fenotipo è sicuramente l'ambiente che inquina o distrugge un genotipo che magari è predisposto. Genotipo significa il corredo genetico che ognuno di noi ha, ma insomma, gira che la rigira, arriviamo sempre lì. Il nostro corredo genetico ci protegge, ci tutela, ma in alcune volte, quando è carente di alcuni enzimi, consente anche l'insorgenza di malattie più o meno gravi. Possiamo aggiungerci le carenze di. Scusami, Alfredo, dico soltanto questa cosa e poi mi fermo. Può Certo, esserci vai, vai. importante l'associazione della carenza di vitamina D, può essere importante anche la localizzazione delle varie aree geografiche, sulle quali c'è anche da dire, perché siccome noi uomini siamo bravi gitani, ci spostiamo da una parte all'altra e non so se sempre il sole o il meridiano ci dà una mano a fare diagnosi, diciamo, geologica o anche, diciamo, di localizzazioni, però ritorniamo sempre lì, è un problema genetico. A te, Judy. Chiarissimo, quello che ha detto il dottore è tutto giusto, è tutto esatto, non potrei dire una parola in più. Diciamo che è una malattia purtroppo nella società conosciuta male, diciamo che ha sintomatologie molto diverse da persona a persona e non è uguale per tutti e non è stabile o si aggiorni più o meno. E da lì un po' la società, le persone che ti stanno attorno, sembra un po' che te la giochi, come dire, c'è il giorno che sei male, ti dico, ma come ieri sera in perfetta forma, tutta bella, tirata, adesso mi sta a letto, come domenica gli ho mandato buco l'appuntamento con Gianluca per una ricaduta che Mi purtroppo è succede. arrivata, Judy, Sì. da Facebook un messaggio di Bruno De Lauro, che sembra che ti conosca. Ho Sì. Me la conosciuto saluto. da poco Judy e l'ho subito apprezzata perché è armata di una volontà e di una passione nelle sue battaglie veramente in quantità,
non comuni. Poi unico neo, non so perché non mi parla più. Perché ogni tanto io ho un brutto carattere. No, questo lo dico adesso, lo devo dire in diretta ed è brutto da dire. Però diciamo che quando ho una ricaduta o quando ho un problema, tendo a scappare un po' dalla società, mi Ma è stesso. normale. E allora magari non scrivo più, sparisco per un periodo, ma il mio sparire è proprio per non dare peso alle persone che sto male. Cioè, non lo so dare neanche ai miei figli e le persone che magari le conosci tramite Facebook oppure su social network o anche amici che si possono avere, è brutto avere una persona che si lamenta. Preferisco lamentarmi in silenzio anche perché io, già col figlio disabile, se io sono da sola riesco a combattere e venirne fuori. Se Certo. invece ho qualcuno che mi assiste, tendo a non tirare fuori una parte di me che è il mio carattere, di dire no, aspetta, mi faccio sulle maniche e ricominciamo da zero. È verissimo. La paura che qualcuno mi assiste è proprio la paura di dire è arrivato il momento di fermarmi. E questa è una paura che tutte le notti ci penso e ho paura proprio di dovermi fermare. Hai dato una risposta veramente eccezionale, Judy, perché vediamo questo continuo lamentarsi anche per delle sciocchezze, che è molto triste. Invece tu che hai dei gravi motivi, da donna forte, di armata, di una volontà, di una passione nelle sue battaglie, come dice giustamente questo Bruno De Lauro. Ti chiudi non per rinunciare, ma per poter combattere in prima linea da sola. Gianluca, non essere triste, non ti abbiamo tolto la parola. No, assolutamente, anche perché Gianluca è il perno È la boa del dove teatro che sto circolare. organizzando, un teatro Adesso parlane, che è un anche perché noi teatro. Allora, amiamo l'arte, qualsiasi forma di partito il assessia. progetto del calendario. Dal calendario è partito un progetto di una mostra fotografica, ma di notte, perché io non dormo, di notte mi è venuta l'idea di scrivere, a parte che avevo già scritto una parte di un libro, di parlare con Gianluca appunto di fare un teatro, creare un teatro, narrare una storia, però una storia basata sulla sclerosi multipla, sulla malattia che io racconto la mia malattia, ma ognuno potrebbe essere raccontare la propria malattia in questo racconto. Io parlo della mia, ma in realtà si parla di molto più. Però ho messo dentro anche un'altra dura battaglia, che è la battaglia dei nonni, che mi è sempre stata raccontata da piccola proprio, prendendomi in braccio, e mi è stata raccontata dal nonno la sua dura battaglia come partigiano nella Seconda Guerra Mondiale. Da lì mi è venuta l'idea, grazie a Mancuso e Gianluca, di proporre e di creare appunto tre punti importanti, che è una battaglia, le case farmaceutiche, tutto quello che ci sta dietro nel settore farmaceutico e l'invalidità civile di guerra, che sono i tre punti principali, la battaglia, che anche il nonno ha avuto una battaglia, il soccorso infermieristico e tutto quello che riguardava l'assistenza sanitaria all'epoca della Seconda Guerra Mondiale e il discorso di aver preso una gran medaglia d'onore per essere diventato invalido civile di guerra. La parte seconda del teatro è basata proprio sulla mia battaglia, dove io mi soffermo a raccontare i nonni non più vivi, ma come due angeli, a raccontargli proprio la mia battaglia di vita, che è una battaglia che ti svegli tutti i giorni e la combatti in mille maniere. Poi c'è il discorso del settore infermieristico, che diciamo, e mettiamoci dei puntini, da una parte c'è, perché grazie a Dio ci sono gli ospedali, grazie a Dio, però c'è talmente una vasta scelta che è come andare a un centro commerciale e non sai in che negozio entrarci, perché cominci ad andare a Milano e c'è un tipo di cura e una terapia, vai a Ferrara, c'è un'altra, senti il dottor Zamboni, cioè se giriamo ci sono mille alternative, mille cure, mille prospetti di cure più che dei farmaci che cominci a provare l'interferone, il Copaxone, il Tisabri, il Silenia, cioè c'è la montagna, potresti fare l'intervento con il dottor Zamboni, potresti fare mille cose.
però ti trovi sempre a dover scegliere e ti trovi in mezzo a tante porte che non sai mai quale scegliere. E poi c'è il discorso dell'invalidità, che non è più quella grande medaglia d'onore, ma è proprio l'invalidità civile, che io mi sono accorta una cosa, che mio figlio quando è nato nel 93, che è nato con schizencefalia cerebrale e emiparalisi destra, ho fatto la visita della commissione a Vicenza, perché io sono di Vicenza, e mi è stato dato un certificato medico con la diagnosi invalidità civile. Nel 2013, quando mi è stata riconosciuta a me, è stato stesso certificato, non è cambiato niente, c'era solo il nome, la patologia diversa. Ma non è cambiato niente, non è cambiata la commissione, non è cambiato il modo che ti visita, non è cambiato le domande che ti poni, che vai giù con una cartellina piena di documenti, di tutte le risonanze, perché non è che vai giù dopo 2 giorni cioè vai giù dopo 2 o 3 anni che hai clicchi di carte, cartelline, visite, anche perché la mia patologia ci hanno messo molto a diagnosticarla, perché avevo i valori immunologici molto alti. E si pensava al lupus, si pensava a altre cose prima della diagnosi. Avevo le placche, avevo tutto, ma il liquor cerebrale, un esame che viene fatto, non era positivo all'inizio. C'è stata un po' un'attesa nella risposta per sapere il nome. E poi c'è appunto questa invalidità che i giorni moderni del 2013, all'epoca, adesso 2017, è rimasta tale, uguale, un certificato medico, ugualissimo, solo su una società che è talmente computerizzata. Ma poi quando esci come invalido sei sempre guardato come nel 93, non è cambiato niente. Cioè, questo è il messaggio che voglio dare, appunto, che io poi da questa invalidità, da tutto quanto, guardandomi spesse volte allo specchio, non per guardare se ero bella o brutta, però per guardarmi allo specchio, mi sono accorto che lei, la malattia, faceva proprio parte di me. E l'ho vista come una seconda persona, un'altra parte di me, ho creato questa amicizia virtuale, che ci parlo, ci rido, ci scherzo, litigo a tal punto che nella scena più bella del nostro racconto viene detto, drammatizzando, viene detto che appunto non gli telefono, non gli mando i messaggi, la blocco pure su WhatsApp, proprio come dire che come un'amicizia. E poi ringrazio i nonni perché i nonni saranno sempre le mie stampelle e la mia forza di vita. Questo racconto che grazie a Gianluca è stato scritto e per aprile sarà fuori e cerchiamo di teatri in dove potremmo proporlo Spettacolo, come sì. spettacolo teatrale e speriamo ci facciamo un in bocca al lupo. Certamente. Ho notato che hai ereditato le capacità di tuo nonno, perché Tantissimo. sei una partigiana anche tu. Grazie. Ed è molto importante essere partigiani, anche nel discorso che abbiamo fatto, pseudopolitico di prima. Necessitano i partigiani in ogni situazione. Io questo vostro progetto è molto bello. Chissà se riusciste a venire qua a Casalecchio, che c'è un bel teatro, Laura Betti, prima teatro comunale, adesso Laura Betti. Chissà, ne parlerò poi con Gianluca Grazie mille. quello che serve per presentare un prodotto. Grazie mille di cuore, Alfredo, Brava, è veramente. quello che si può fare. Grazie. E quindi il teatro è molto importante. È molto importante perché dà la valutazione dei problemi. Purtroppo anche quello, come la letteratura, è morto o poco seguito, forse dai vecchietti come me. Ma credo che il teatro insegni quando è buon teatro. E non c'è cosa più bella che poter ragionare, perché aiuta a ragionare più che altro, a prendere visioni di realtà che non sono le nostre, ma che potrebbero essere le nostre. Caro Ugo, Io, Alfredo, sono d'accordo con te. Vorrei soltanto poter aggiungere che le persone anziane e adulte sono una fonte di ricchezza,
noi non scrivevamo, anch'io ho la mia età, non scrivevamo alla nostra fidanzata TVB. Noi per manifestare il nostro bene avevamo una serie di frasi da scrivere che occupavano pagine e pagine, quindi avevamo imparato a scrivere, ma anche a comunicare il sentimento. Adesso invece TVB, insomma, toglie tutte le parole, quindi anche toglie gli stimoli a creare una frase. Tant'è vero che in questi giorni si parlava proprio di una carenza di cultura. Ma come possono questi ragazzi avere la voglia di imparare se viene tutto fatto in maniera così minimalista, una comunicazione fatta con sigle? Quindi, insomma, mi avventurerei in un altro discorso. Volevo dire alla nostra presidente Iudi che dovremmo tentare, se lei è d'accordo, di dare agli operatori sanitari un'impostazione diversa. Io riconosco che molte volte anche noi ci lasciamo prendere da un modo di dire, un modo di fare che non è consono. Non dobbiamo parlare di malato di Alzheimer o malato di mente o malato di altro. Dobbiamo parlare di un paziente che ha quella malattia, cioè non dobbiamo individuare l'uomo con la malattia. Cominciamo a fare questa bella distinzione che non, come, Bello come, questo. come, come lei faceva prima, e quindi anche imparare a tenere la distanza e a gestirla come un ospite a volte indesiderato, insomma. Ho ricevuto, scusami, Udi, ho ricevuto altri due messaggi, no, due messaggi ma della stessa persona, Laura Dal Molino, grande donna, mi piace. E ancora Laura Dal Molino, ciao Iudi, amica mia, non tenere, No, mi no, no, piace. no, quella non c'entra, No, no, Alfredo. non c'entra. Ah, Non io c'entra lo leggo quello. tutto di seguito. No, no, quello è Mi come poi. avete tratto un inganno. Lo si fa il copia e T'ho incolla messo lo nella. sgambetto, Diciamo che Alfredo. la Laura è un'amica. Laura Dal Molino, Laura sì. Dal Molino è una grande amica, mi sostiene sulle mie battaglie, mi sostiene su tante cose della mia vita. Grazie Laura. Questo è importante, avere delle grandi amicizie, perché le amicizie non si preoccupano se tu gli scrivi o meno, ma si preoccupano che tu cerchi di vivere nel migliore modo possibile. Ecco, questo penso sia molto molto importante. Diamo un po' la parola al nostro fantasmagorico Gianluca. No, io avevo ripromesso di stare in silenzio perché poi se mi date la parola non ce n'è per nessuno e quindi voglio, anche perché ho modo di parlare il lunedì sera con i due compari, quindi la mia logorroica, diciamo, la mia logorrea si fa sentire. No, volevo solo ricordare, naturalmente, sempre non per fare solo pubblicità, ci mancherebbe, ma per invitare gli amici, ne approfittiamo degli spazi che Radio Silence, grande. Grazie al grande Rosario ci dà a disposizione, grazie a te Alfredo che ci hai No, voluto questa sera con noi figuriamoci. e anche a Dugo ad essere presente anche perché ci dà un parere anche medico, tecnico ed è stato un piacere ascoltarti Ugo, oltre che conoscerti in Grazie, grazie Gianluca. l'occasione dei due compari altra volta, finalmente. Piacere mio. Grazie. E poi è anche bello, caro Ugo, perché adesso giustamente non entriamo in polemica perché sennò qua Alfredo e Saio ce ne avrebbero anche loro da dire per sette puntate. Però infatti anche la Iudi che ne avrebbe anche lei da dire sulle case farmaceutiche e la sanità, ce ne sarebbe veramente da dire, da approfondire anche il discorso, perché mi raccontava anche la Iudi alcune cose, immagino anche tu da dentro, non ti potrai sbottonare ovviamente anche per motivi giusti, ne vedi tutti i colori, insomma, anche dalle teste. Abbiamo qua nel nostro circuito Sì. Giuliano Bugani, che è qua di Ozzano, e che è stato anche intervistato dal caro Ugo mercoledì scorso, che dal tornio della fabbrica è passato al documentario e sta girando tutta l'Italia con un suo documentario sulla mala sanità, la rivolta. E
e parla proprio anche delle zone di Reggio Emilia, del Veneto, e le cose che dice, le cose che si vedono sono veramente terribili, perché c'è questo disfacimento voluto della sanità. Ospedali che chiudono, ospedali costruiti che non vengono usati, macchine che vengono acquistate e non vengono utilizzate. C'è proprio questa mente perversa che sta creando dei grossi problemi. È vero, Ugo, hai fatto l'intervista con Giuliano tu Sì, mercoledì. io diciamo che ho avuto anche modo di seguire queste storie qui perché mi interesso non come, soltanto come medico, ma anche come diciamo, tento di essere cultore della materia. Facciamo solo un esempio. Il territorio dell'Austria, che è poco più grande di quello del Lazio, ha una popolazione di 8 milioni di abitanti. Il Lazio ne ha 6 milioni. Il PIL, il prodotto interno lordo, è di 45 per l'Austria più o meno, quasi la metà per il Lazio. Bene, non mi dilungo nel dire altre cose, ma voglio dire, la sanità che viene erogata in Austria è una delle migliori, in Europa. La sanità che viene erogata nel Lazio non è sicuramente la migliore, non perché lo dica io, ma perché ci sono delle indagini statistiche che lo mettono in evidenza. Cosa voglio dire? Voglio dire che a parità di spesa, anche a metà della spesa, si potrebbe avere una sanità di eccellenza. Ciò che invece non abbiamo perché dobbiamo sapere, dobbiamo anche dirci che i soldi che vengono erogati per la sanità da ogni regione, ricordiamoci che nell'ultimo referendum c'era anche, fra le altre cose che non sono state spacchettate, si dice in maniera così volgare, c'era anche la voglia, in parte, di riportare la sanità sotto un'unica direzione, cioè quella nazionale. Abbiamo ancora una regionalizzazione che non siamo in grado di gestire. Perché la stessa Costituzione dice che bisogna dislocare le competenze, ma dislocando le competenze abbiamo dato ad ogni regione il compito di fare acquisti. Vi ricordo soltanto che la Consip nazionale ha preso il compito, è stato affidato il compito alla Consip, che è una struttura nazionale, per uniformare l'acquisto delle siringhe in tutta Italia, ma vi rendete conto che ci abbiamo messo un sacco di anni per rendere alla pari i deretani di tutti gli italiani? Basta dire questo. Quindi, voglio dire, sulla sanità c'è un sacco di movimenti, di interessi non soltanto economici, ma anche politici e sociali. E basterebbe poco per poter ottenere con tanto di quattrini che spendiamo, non vi annoio con le percentuali, potremmo avere una sanità di eccellenza la migliore al mondo, sicuramente. So, quindi ciò che dice Giuliano Bugani e che documenta con i suoi filmati è oro colato, insomma, è una verità sacrosanta. Peccato che qui al sud forse è ancora peggio, quindi dovremmo incrementare un po' queste notizie. Caspita, è una bella mattata questa, perché Infatti. colpisce tutti noi indistintamente. Ma questo va proprio il tutto, perché poi in definitiva il vincolo che crea è quello dell'utilizzo degli ospedali privati, poi arrivare Ma al il somma. concetto, scusami se Dimmi, dimmi, caro. ti tolgo la parola, Alfredo, il concetto di privato non può coesistere col concetto che hanno loro di pubblico. Il concetto privato deve essere lontano dal pubblico, cioè non può esserci un privato che viene gestito dal pubblico. Il privato deve essere privato. Il pubblico non può avere il convenzionato e poi il privato. Se ha il convenzionato, viene gestito dal pubblico l'erogazione del budget al Ho convenzionato. capito. Ma il budget, quando noi andiamo a fare gli analisi, ci viene detto che è già finito prima ancora di averlo, per cui dobbiamo un po' gestirci in questa maniera.
E un altro punto che ha detto giustamente Iudi è anche il discorso delle medicine, delle farmaceutiche. Casse farmaceutiche è ampio l'argomento, in effetti. Ah, scusate. No, vai pure avanti, caro. No, 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 lascio la parola a Dugo perché stava dicendo qualcosa di interessante, Sì, sicuramente. scusami Gianluca, no, No, scusami. volevo dire soltanto una cosa, volevo dire che i consigli di amministrazione di molte case farmaceutiche stiamo conoscendo nel nostro paese il cosiddetto farmaco generico, Sì. ma quando parliamo di generico non parliamo di detersivi, no? Quando uno dice io prendo il detersivo generico, no? No, Il no, no. generico è un farmaco che in alcuni paesi, come per esempio in Germania, consente di avere non più di due o tre aziende che producono farmaci generici che non hanno nulla da invidiare ai farmaci DOC, cioè quelli originali. Certo. I farmaci generici però hanno nei propri consigli di amministrazione, da quelle che sono le mie notizie, molti amici della politica. Per cui il farmaco generico non sempre, voi sapete che c'è una similitudine, viene detta, no? Fra il farmaco generico e il farmaco originale, che significa che il 20% del principio attivo all'interno di questo prodotto può anche non esserci, o Ah, meglio. ecco, che mi hai dato una spiegazione che mi ha lasciato un po' in dubbio perché io uso da anni per il diabete e per il cuore tutti i prodotti generici e anche la mia dottoressa ha proprio puntualizzato questo fatto. Ecco, quindi Cara diciamo. Iudi, qui si assommano argomenti su argomenti. Sono un po' argomenti un po' È delicati. interessanti anche, devo dire. Interessanti nello stesso tempo perché E quindi il discorso dei farmaci generici, scusa se chiedo, anche perché ne prendo anch'io, quindi, come il Ugo? farmaco generico è un farmaco che Facciamo può contenere il principio attivo del farmaco sì, originale, può essere, viene definito simile ma non uguale. Simile significa che il 20% in meno della concentrazione del principio attivo può contenerlo, perché se no non sarebbe simile. Ma cambiano anche diciamo, le sostanze che vengono aggiunte, no? Cioè le sostanze di veicolo, quelle che non sono, no, che vengono messe accanto a quella che costituisce il principio attivo. E queste sostanze, facciamo un esempio, se io prendo un farmaco con la presenza di plastica, di cellulosa, quello che volete, io devo sapere questa cosa da dove viene, insomma, no? E se è stata nei suoi confronti esercitata un'azione di controllo tanto da non ingerire sostanze che possono essere non estremamente, diciamo, corrette dal punto di vista igienico, e non solo quello. Ma anche gli additivi, le sostanze che vengono aggiunte, molte volte possono provocare manifestazioni allergiche. L'unica cosa è che costano di meno, non si paga Certo. un ticket molto alto, per cui conviene a tutti l'erogazione di questo. Certo. Io ho Ma visto. no, indubbiamente è vero, perché io pur avendo a causa dell'incidente che ho avuto i medicinali gratis, essendo invalido, comunque il costo era sempre molto molto più basso. E poi volevo poi dopo lasciamo parlare un pochino anche Iudi perché è lei l'ospite principale della No, vabbè. nostra serata e speriamo di altre serate. Scusate se vi rubo un po' di. Ma voi mi fate delle domande, insomma, interessanti, per cui. Cioè, No, vabbè. certo, caro. Scusa No, alla no, anzi, Presidente e a Gianluca. No, poi le farò io una domanda Vedi, interessante. vedi Ecco, l'aiuto poi ti chiedo. allora avanti, Iudi, fai la domanda a Ugo. Aiuto. Va bene, va bene. Torniamo sempre sul discorso, essendo anche lei medico, dell'umanità nei medici. Io osservo una cosa, Bravo, benissimo. e appunto nel racconto che io farò al teatro, racconto proprio della mia dottoressa, che è la mia neurologa, è la dottoressa Bortolon dell'ospedale Vicenza, incastrata in 1.000 pazienti, perché poverina è da sola con non le dico quanti pazienti. E
lei usa l'umanità, cioè quando a me mi ha diagnosticata la malattia, quando io vado giù a fare la visita, non ho i minuti contati, cioè io entro, so che magari devo aspettare 3 ore di attesa perché ci sono le altre persone davanti. Aia, Rosario è Aia. caduto. Sì, è caduto la linea con Gianluca. Non so cosa ha combinato il Ecco caro Gianluchino. Adesso vediamo di riacchiapparlo, eh. Gianluchino. Io sono rimasto freddo, eh. Noi Sì, siamo ti rimasti. vedo, ti vedo. No, è Gianluca che è caduta la linea. Adesso Gianluca che è caduta. vediamo di recuperarla. Può darsi che sia successo qualcosa. Nel frattempo, date tu e Ugo per piacere. Certo, no, il problema dei generici è proprio l'altro giorno, siccome mia moglie per la tiroide e per il cuore non vuole prendere generici e io invece dico li prendo da tanti anni, ho avuto sempre risultati normali e parlando con la dottoressa proprio mi ha spiegato questo 20% che... Sì, Alfredo, hai ragione. Io non consiglio mai, cioè se me lo chiedono, certo, se me lo chiedono io do il mio parere, ma c'è stato uno dei pazienti ultimi che ha avuto una crisi allergica, è stato costretto ad andare al pronto soccorso perché ha fatto uso di un farmaco che evidentemente conteneva sostanze che gli hanno dato una risposta allergica. Quindi, Capito. Voleva da me sapere quale e perché, eccetera. Io credo che le operazioni di scelta vengano fatte soprattutto in farmacia. La spinta alla erogazione del farmaco generico è più, diciamo, consona a chi, diciamo, li vende, perché ci sono dei margini evidentemente di guadagno maggiori. E quindi non voglio parlare male di nessuno, per carità di Dio, voglio dire, No, però se è ognuno. così è logico, eh. Ognuno fa, insomma, gli interessi che ritiene più giusti. Poi la professionalità. Ci siamo persi un attimo, io e Mancuso abbiamo avuto. Aspetta che c'è un problema di collegamento internet. No, continua la tua domanda che è molto Sì, interessante, sì. Ugo. Scusate che ci è saltata la connessione, colpa mia. No. Cioè, non so dove siete arrivati a ascoltarmi, però comunque riprendo un attimo. Sì. Io la mia dottoressa è molto umana. C'è qualcosa che non. Sì, Non c'è va. qualcosa nella connessione. Continuate, vediamo se C'è. riesco a chiapparlo in Sì, altro sì, sì, modo. sì, sì. Sì. Ma Quindi, lo dico ecco. spesso Ecco, che, per ritornati. esempio, io sono Ritornato. anche. Eccomi, Sì, eccomi ce qua. l'abbiamo. Ce l'abbiamo Sì, la presenza. scusate se Cosa interrompo. fai Gianluca? Te cos'è? Niente, sapessi. Niente, chiedo, perché questi medici che danno amore, cioè proprio sono lì non per lo stipendio, diciamola breve, breve, ma proprio danno amore, danno un significato a quello che fanno, sono tutti quanti tartassati oppure hanno le problematiche. Perché non c'è un qualcosa che può tenere a galla questi medici? Bene, questa è una domanda molto bella. Io la ringrazio perché va bene, va bene. Allora, parliamo di operatori sanitari. L'approccio alla malattia, che è diverso, come dicevamo prima, l'approccio all'essere umano ammalato. È una bella confusione questa, perché l'operatore sanitario, fa l'approccio che non sempre si dice olistico, no? Cioè comprende il tutto. E non tutti noi siamo preparati a questo approccio. Immagini che, insomma, tanti di noi, come la sua dottoressa, siamo costretti a vivere intorno e a vedere tanta sofferenza. Immagini che noi siamo costretti a vedere tanta gente che ci lascia, tanta gente che soffre. E quindi la reazione, di ognuno di noi è diversa a seconda della preparazione che ha. Se l'approccio è un approccio estremamente materialistico, e quindi uno pensa a far soldi, assume un atteggiamento volutamente indifferente, ma guardi, non tutti fanno così perché sono materialisti. A volte l'indifferenza o quell'atteggiamento, scontroso, di distanza, è una difesa. È una difesa perché molti di noi sono deboli,
molti di noi sono deboli, quindi reagiscono a tanta sofferenza in questa maniera, snobbandola, facendo finta che non ci sia. Altri ancora, ricchi di un processo empatico, partecipano alla sofferenza. E le devo dire, Presidente, che questo fa molto male, perché immagini, insomma, al di là degli estremi, ognuno di noi viene messo di fronte ad una realtà che coinvolge se stesso, perché il prossimo poi riguarda noi stessi. E quindi Un po'. si guarda allo specchio e dice: beh, di fronte a questa situazione io che faccio? L'accetto, la studio o la rifuggo? È l'atteggiamento dell'essere umano, è quello che lei vede, no? Ci sono tanti che riescono ad essere vicino a lei perché hanno un approccio empatico diverso, altri magari per paura diventano ostili. Io credo che sia una delle interpretazioni, questa. È arrivato per te, Judy, un messaggio da Clara Guidolin. Posso Madame. confermare la grande tenacia e forza di volontà nel combattere le sue battaglie. Oggi sei gettonatissima qua nel Grande, nostro entourage. poi un'altra domanda, sempre al medico. Perché negli ospedali non si possono mettere le cure alternative, cioè quello che è alternativo, ma solo case farmaceutiche? Ok, va bene, va bene. Allora, le rispondo subito. La medicina che viene insegnata nelle nostre strutture universitarie è una medicina allopatica, cioè significa che noi cerchiamo di combattere, la malattia e non di adeguarci ad essa. L'omeopatica, invece, è uno dei tanti modi, insomma, per avvicinarsi alla malattia, cercando di adeguarsi, magari di utilizzare la stessa malattia per tentare di guarirla. Gli studi che facciamo sono quelli che ci vengono dati attraverso un percorso, come lei diceva bene prima, che è prevalentemente di natura commerciale, ma d'altra parte. Siccome noi siamo fatti di chimica, dobbiamo tentare di guarirci con la chimica finché non diventeremo più intelligenti e cercheremo di indirizzare le nostre risorse in una ricerca vera. Come dicevo prima, se avessimo una guida intelligente o delle guide intelligenti che non pensassero solo a far soldi o a mettere proprietà da parte, guiderebbero un paese, una nazione, ma anche più paesi, verso un'attenta ricerca, una ostinata, direi, ricerca. Perché se ci abbiamo messo tanto tempo per conoscere il nostro corredo genetico, è colpa anche nostra, perché non abbiamo investito molto. E quindi abbiamo perso tempo e perdiamo tempo nelle attività dislocanti, che sono quelle commerciali. Ma se noi riuscissimo a dare maggiore forza alla ricerca, forse il nostro compito sarebbe quello. E quindi, accanto ad una terapia, ad una medicina, come dicevo prima, allopatica, che comunque credo sia adeguata ad un sostegno di una struttura chimica. Noi siamo fatti di acqua, di proteine, di aminoacidi, di lipidi, e quindi dobbiamo usare sostanze che riescono a interloquire con queste strutture. Però non credo che non ci mancherà molto, che si riuscirà anche a fare una terapia genetica. Guardi, già adesso ci sono delle indagini che vengono fatte in epoca preconcezionale. Non so se, per esempio, c'è, giusto per dirne una, la terapia del cromosoma X fragile, no? Ed è quella che ti dice se ci saranno magari delle situazioni in famiglia, che è una delle patologie individuate dalla genetica, molto molto diffuse, ed è quella che ci potrebbe dare magari la risposta a tanti mali per i quali brancoliamo nel buio. Però per ora continueremo, finché l'uomo avrà interessi commerciali, purtroppo dovremo brancolare nel buio con questi, confrontandoci con questi interessi e non con altri. E un'altra domanda che io sono tanto curiosa perché di natura mia è curiosità. Non è il mio caso perché io ho già figli grandi, però io mi domando, tutte le ragazze che sono, cioè che io ho 44 anni, diagnosticata dal 2009, ma ci sono ragazze di 22-24 anni che hanno la sclerosi multipla e che somministrano lo stesso farmaco che somministrano a me, che fanno le stesse tipo di terapie o con una o con l'altra, ma tanto le ho provate tutte, massimo che duro sono 6 mesi, poi il bugiardino me lo faccio tutto, cioè Certo. io così, ho la reazione così, 6 mesi, poi
mi trovo che il bugiardino mi fa tutte le reazioni possibili al farmaco. Comunque, tutte queste ragazze che metteranno al mondo un figlio, perché ce ne sono tante che hanno scelto di avere anche un figlio dopo anni di terapie. Certo. E dovessimo, perché non si sa ancora se è nel DNA, se è ereditaria o non è ereditaria. Io conosco famiglie che sono 4 figlie e la mamma tutte affette da sclerosi multipla, e siamo qua ancora a dire ma non è ereditaria, ma forse è, non è, non sanno ancora se è una malattia ereditaria o no, non c'è ancora veramente un qualcosa che può dire è ereditaria. Però diciamo che fosse ereditaria, queste ragazze che hanno assunto farmaci così potenti, perché un silene, un interferone, un copaxone non è un farmaco così acqua, e se prendessero la malattia come noi, che farmaco dovrebbero inventare, avendo già qualcosa dentro dalla loro madre? Cioè, beh, insomma, i ragazzi, se la mamma, diciamo, concepisce il figlio ed è già in una fase di malattia, lei sa molto bene che questa malattia può avere anche lunghi intervalli, lunghissimi intervalli di quiescenza. Sì. E sì, poi dipende dal tipo di, diciamo, di malattia, perché ci sono vari modi per estrinsecarsi questa malattia, ma se avranno, diciamo, la fortuna, insomma, di avere un figlio e quindi di poterlo seguire, credo che non dovranno preoccuparsi, perché il corredo lei sa molto bene è fornito da entrambi i genitori. Sì. E se è vero che non abbiamo ancora le idee chiare su quali sono le forme, diciamo, genetiche su cui si sta studiando, e non sappiamo ancora se ci sono forme dominanti o recessive, possiamo anche dire che, come per il cromosoma X fragile, una doppia X lo rende più debole, e credo che se arriviamo a fare una valutazione del genere, potrebbe esserlo anche per la sclerosi multipla. D'altra parte, guardi che anche in questo caso non dobbiamo disperare, perché si può anche pensare di individuare anche un percorso enzimatico, e ci sono delle situazioni per le quali viene distrutta, diciamo, la mirina, e non dobbiamo disperare. Se i ricercatori, e ne abbiamo di bravi ricercatori, speriamo che vengano foraggiati a dovere, finanziati, scusi, a dovere. Sì, appunto, perché sennò scappano continuamente all'estero. Ecco, se riescono a farlo, chissà che non riusciamo a scoprire anche, magari a bloccare l'enzima, o comunque gli enzimi, che magari facendo una medicina a valle, che dove si arriva prima che a monte. Non dobbiamo disperare. Guardi, noi abbiamo fatto dei passi da gigante. Si ricordi, Presidente, quando noi per l'ulcera dello stomaco facevamo gli interventi chirurgici? Sì, adesso l'ulcera la riusciamo a guarirla con i farmaci. Non è passato molto tempo, anche tante altre malattie sono diventate croniche, prima erano malattie inguaribili, anche lo stesso tumore si riesce a curarlo, quindi non dobbiamo già il DNA, perché il mio DNA fatto nel 93, quando è nato mio figlio, che non è una patologia ereditaria, ma è stato appunto fatto il DNA ripetuto dopo 20 anni, hanno scoperto cose che sinceramente 20 anni fa non potevano neanche saperle. Infatti, è cambiato sicuramente la medicina, e tutto quello che c'è va oltre. Ma guardi, io mi sento anche di dirle una cosa: la forza migliore per ogni terapia non è buonismo o così, è il sentimento di amore. È una mamma, quando mette a mondo un figlio, insomma, è un figlio, non, che sia, che poi abbia patologie o non patologie, o che abbia eccetera, è un suo prodotto di amore, quindi l'amore, insomma, credo che vinca tutto, è lontanissimo. Certo. Insomma, complimenti, che belle, esatto, risposte. Sì, infatti. Sì, complimenti, veramente danno tanto, insegnano molto. Questo indubbiamente. Prossimi progetti, a parte il teatro, il calendario che hai già fatto. Il calendario è fatto, e già. Che ricordiamo anche cosa ha fatto a Capo A. Una donazione, un quel che è, insomma. C'è la mostra fotografica, dove anche lì viene espressa la battaglia tramite una mostra fotografica.
poi appunto il teatro con relativo libro, con la mostra fotografica e relativo libro della narrazione del teatro, e poi andiamo avanti con altri progetti sempre teatrali che vorremmo portare avanti. Anche una nuova idea che come Mancuso, la signora Judy è una grande proprio, dove parleremo di quello che crea la malattia, crea il mondo lavorativo, tutto quello che tra virgolette grazie a una malattia noi creiamo, diamo la possibilità al lavoro, al fisiatra, a tutto il mondo, il mondo che ci sta dietro l'ospedale, sì. certo. E su tutte le disabilità, quanto piccola o grande che sia, perché di disabilità ne dovremmo prendere dentro tantissimo, perché la sclerosi è un puntino in mezzo a un mondo di malattia, un mondo di disabilità anche molto invisibile, come che può essere anche chi ha la depressione, che è così tanto invisibile e tanto distruttiva. Ci sono veramente debilanti anche per, anche per i familiari stessi. Altro che quello che fosse, sono già le 11 qua. Infatti mi sono accorto, il tempo è volato via, è volato proprio via. Sono settimane ormai che Rosario non mettiamo nemmeno un brano musicale, ce lo mettiamo No, niente brano. Anzi, dico, cosa ci sono da dire? Cosa dirà Saius? Mi domandavo, e testa di caso, che non li abbiamo sentiti. Silenzio. Esatto, sono lì comunque, presenti, come due uccellacci. Siamo appoggiati sulle spalle di Gianluca, di Alfredo questa sera. Siamo appoggiati sulle spalle di Alfredo. Beh, per fortuna sono grande grosso, me la cavo, benissimo. No, io volevo sentire una cosa da Giulio, da Gianluca, insomma, chi dei due voglio dire, se già è pronto qualche cosa, gli indirizzi dell'associazione, i numeri di telefono, perché così diamo spazio anche, certo, insomma, alle persone che ci hanno ascoltato e ci ascolteranno poi col podcast, volendoli contattare. L'associazione la troviamo anche sulla pagina Facebook con Abracadabra Magia di Vita, e lì ci sono tutti i dati, anche l'eventuale email e eventualmente qualcuno che volesse fare una donazione, e anche per l'acquisto del calendario con una piccola donazione. E il numero di telefono è 347 14 98 933, è sempre disponibile, anche soltanto per metterci un po' a confronto con le persone affette come me, ma anche per, soprattutto per i familiari. Cioè, ritengo che questa associazione non è nata solo per l'ammalato, ma proprio appunto per i familiari. Questo è importantissimo. Che è il suicidio più grande, che non è tanto vale bene un psicologo, ma anche un rapporto di famiglie soggette a stare insieme, nel combattere insieme, nel aiutarsi a vicenda. Questo è molto importante, soprattutto per... Vediamo che in tutte le difficoltà della vita si stanno creando gruppi di famiglie, perché è proprio importante questo rapporto con chi vive la stessa realtà. Sì, che qualsiasi sia la malattia. Non è un'associazione basata solo sulla sclerosi, perché non voglio prendere il posto dell'AISB, che c'è già, che fa parte appunto, che raccoglie i fondi solo esclusivamente per la sclerosi. La mia è un'associazione datata per le famiglie, specificare. Comunque, Gianluca, dai tutti gli estremi a Rosario, così vedremo cosa possiamo fare. Caro Ugo, Alfredo, devo dire che tu sei un Sancho Panza molto importante per me, perché come il vero Sancho Panza è la parte logica della coppia, quindi è molto importante. Grazie. Io ti ringrazio, Judy, mi ha fatto molto onore conoscerti, perché sei una donna splendida. Grazie, è una combattente in prima linea, una partigiana. Grazie, ricordiamo, questo, perché
è molto molto importante nella società che sta andando a rotoli e veramente ci umilia in qualsiasi maniera. Caro Gianluca, ti abbiamo tolto il dente del giudizio, non hai dovuto parlare. Quindi fino a domani mattina te l'ho detto, non fatemi parlare, va bene, un'altra volta ti intervisterò da solo, io e te. Sarà una lotta dura a tuo pericolo, rischio e pericolo. Beh, certo, beh. È chiaro. Poi dopo deve correre dei rischi, eh. Poi dopo invece, grazie, sì, scusa Saius, grazie infinite invece a te, Alfredo, di cuore, per aver voluto l'aiuto, grazie, qui ospitato. Quando ha bisogno di dirci qualcosa di nuovo, sempre è disponibile. E grazie. Aperti. Grazie di cuore a Saius, a Rosario, per tutto quello che fa veramente per tutti noi. Grazie, però, devo dire una cosa, Gianluca lo sto minacciando, perché dopo gli manderò un video girato stamattina. Presente la signora Dalgisa. Scusami, Alfredo. Che Ugo è qua come Sancho, ma domani sera sarai in prima persona. Sì, domani alle 6:30. Hai un ospite particolare domani sera? Forse avremo un contatto con la religione, non so. Non sono ancora sicuro. Poi alle 22 facciamo la trasmissione Antimafia 2000. E quindi ci interessiamo di argomenti un po' più così, più ostili. Va bene. Questa settimana avremo qua un poeta, un amico caro di Luciano Posti, che stasera ha iniziato una nuova trasmissione in lingua inglese addirittura, prima della nostra, dalle 21 alle 22. Conversando Online si chiama, e speriamo che abbia grande successo come hanno successo tutte le nostre trasmissioni. Mi sono già dimenticato cosa dovevo dire. Questa è la senescenza, non è Alzheimer, proprio la senescenza. Devo dire che è stata una bella trasmissione, utile, e speriamo che sia utile a tante persone che purtroppo vivono questa realtà. Ce ne sarebbe ancora da dire, ma troveremo. Adesso mi è venuto in mente. Quest'altra settimana abbiamo un poeta romagnolo, quindi sanguigno come tutti i romagnoli, all'ungola romagnolo. Parleremo di poesia, parleremo di letteratura e via discorrendo. E quindi un caro saluto a Gianluca, che è sempre il magnifico. Grazie mille. Cerca di sopportare questo Gianluca, è un bravo ragazzo, però. Non mi preoccupo adesso, mi preoccupo dalla prossima settimana, che inizieremo le prove del teatro, che sarà. Ma andrà benissimo, caro. Ve le racconterò passo a passo in videomessaggi. Il magnifico rettore e la magnifica rettrice. Rettrice, esatto. Ringrazio anche, non mi piace quel nome, testa di Casio, è così brutto. Ringrazio Ugo e Iulio. Grazie a voi, grazie a Iulio, va bene. E anche a te, Ugo. Ci sentiamo domani sera. La trasmissione parla di religione, quindi è il mio pane e non c'è problemi. Rosario. Un saluto alla presidente. Arrivederci, grazie mille. Ciao Ugo, un abbraccio di cuore e complimenti ancora anche per la tua trasmissione Antimafia 2000. Grazie, Gianluca. L'ho ascoltata e mi piace. Bravi, veramente. Grazie, per quello che voi. È un piacere che collaborate con Saius. Veramente. E te, vecchio Saius, di qualcosa, avanti. Dietro la coltre di fumo l'ho già minacciato Gianluca. Io voglio augurare una buona serata a tutti. Non possiamo neanche dire dietro la coltre di fumo, hanno smesso di fumare i toscani. Esatto. Insomma, ho smesso di fumare. Quindi salutiamo tutto il condominio di Radio Saius, diamo appuntamento alle trasmissioni di domani in diretta, ma comunque seguiteci sempre sui nostri siti e sul radio del nostro network, che non abbiamo detto questa sera,
Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgarete in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana della Valdichiana, Modena Nuove Radio sempre da Modena, oltre a Radio Saiuz e Radio Saiuz Classica. Per quanto riguarda i canali TV, siamo ancora in trasmissione su Facebook, ok, sul nostro canale YouTube e sul nostro canale su radioscience.it. Un abbraccio di cuore a tutti quanti, a te Alfredo. Ok, non lo riconosci Ugo così, vero? Di solito bravissimo. Sì, io ti ho pensato perché a sentire la tua trasmissione, la vostra è bella seria, a vedere quei due compari Rosario è così anche fuori onda, e Rosario è tremendo, tremendo. Anche in onda con noi. Ciao ragazzi, qua. Sì, grazie. Ciao, un Casalecchio di Reno sur le mer, no, sur le ren. Ok ragazzi, buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao, grazie ancora. Ciao caro. Ciao. Where'd you be?